fatto una presentazione che però sarebbe molto molto velocemente, perché vorrei invece portare una testimonianza che è insomma significativa della cosa che è successa mercoledì. Anzi, ci arriviamo. Ora, non voglio però sovrappormi con gli altri relatori, io non tratterei del trasporto pubblico locale, ma guarderei al valore della rete ferroviaria come patrimonio pubblico. Ora, noi disponiamo di una rete ferroviaria che in effetti sta per essere interessata da mutamenti molto forti, perché in Europa ci si sta attrezzando, in particolare la Svizzera, si sta attrezzando per potenziare il trasporto ferroviario. Hanno destinato dei punti, penso un paio di punti di IVA, per finanziare il trasporto ferroviario, e lo fanno raccogliendo i soldi là dove ci sono, cioè dal trasporto su gomma. Quindi hanno una politica molto coerente ai nostri vicini. Non pagano solo, ma fanno le cose in maniera coerente. E infatti, non sono un attimo qua, appunto stanno costruendo, realizzando dei corridoi. E vedete, non si tratta solamente dell'asse del Gottardo che piomba su Milano, ma abbiamo anche l'importante asse del Velschberg che riguarda un po' più vicino, se vogliamo, il Piemonte, e se vogliamo dal Piemonte si può scendere fino in Liguria. Quindi i nostri vicini si stanno attrezzando e noi dobbiamo pensare a come reagire. Ora, è molto importante anche considerare che ci sono le relazioni nord-sud molto rilevanti e rilevanti in sede europea. Vedete questa mappa, vedete dell'Italia appunto nord-occidentale, intorno al vecchio triangolo industriale, vedete evidenziati il sistema dei porti liguri. I porti sono una sede naturale per il trasporto ferroviario, perché se c'è un punto in cui le merci arrivano concentrate ed è molto facile trasportarle su ferro, è proprio il porto. Non si può andare in giro per le campagne a raccogliere quattro scatoloni. Nel porto arrivano le navi intere e quindi le merci dovrebbero finire su ferro quasi automaticamente in un paese civile. E in Liguria non si fa. Sentiamo sempre parlare di Terzo Valico, di Genova, ecco, però di fatto in Europa non si pensa solo a Genova, c'è il sistema dei porti liguri cosiddetto, quindi Savona, Vado, Genova, poi La Spezia e Livorno, no? Quindi quello raffigurato in basso. Quindi apriamo un po' la prospettiva anche a Vado Ligure, quindi sul Piemonte. E che è in relazione con il corridoio del Velschberg, che è un po' più occidentale rispetto al corridoio del Gottardo. Ora, vediamo invece che c'è una sorta di polarizzazione degli interessi su questi famosi corridoi, come evidenziava il professor D'Attuso, rischiano di rompere la coesione territoriale, e quindi abbiamo una visione molto limitata che vede solamente come obiettivo l'asse nord-sud su Genova e il corridoio 5 che attraversa Bartolino. Di fatto noi abbiamo buona parte del Piemonte che rimane tagliato fuori anche rispetto a quello che dovrebbe arrivare dal Sempione, e rimane un po' fuori gioco da questo sviluppo. Invece noi vediamo che abbiamo in Piemonte una rete molto capillare, molto ricca, e questo è un patrimonio che ci hanno lasciato i nostri antenati, e certo è una rete che può essere migliorata, perché dal dopoguerra a oggi ci siamo dimenticati anche di ammodernarla, di adeguarla ai nuovi flussi di traffico. È una rete nata per servire Torino con il suo porto naturale, che è Savona, quindi orientata da nord-ovest a sud-est, quando oggi invece con l'apertura est abbiamo i traffici dall'est europeo verso la penisola iberica, quindi ci sono sicuramente dei miglioramenti da fare, però mandare all'aria tutto un patrimonio di rete ferroviaria come questo mi sembra un po' una scelleratezza, forse anche tutto del nome dell'alta velocità che ci fa credere che sia alta capacità, che non è vero. Ecco quindi che l'Europa stessa non pensa solo alla rete centrale, chiude dei 10 corridoi, ma si preoccupa
che la rete globalmente vada a alimentare gli assi fondamentali. Ed è come ci spiegava l'anno scorso l'ingegnere Borri, facendo un'analogia col sistema circolatorio del sangue. Abbiamo le arterie e i vasi minori, questi devono alimentarsi gli uni con gli altri. Ecco, è importante appunto rilevare che il Piemonte non può migliorare che quello che accade in Liguria. In Liguria si sta attrezzando a Vado Ligure una piattaforma che dovrebbe trattare 750.000 container all'anno, e questi dovrebbero finire in buona parte su Rotaia se vogliamo fare dei progressi. Qui un altro aspetto è che in Liguria la situazione è disastrosa, perché abbiamo il valico di Ventimiglia che per il 95% lavora su gomma e non su rotaia, e in qualche caso in Liguria abbiamo il raddoppio Ligure, il raddoppio della ferrovia, che non viene realizzato. Non si capisce, e questo l'ho chiesto a Giacchino un paio di settimane fa, perché mi ha mandato una newsletter, io gli ho risposto, naturalmente, mi spiega un po' questo, non ho ancora avuto risposta. Non ho avuto risposta del fatto che in Liguria non è completato il raddoppio da Genova a Ventimiglia, però si parla di continuazione del terzo valico, cioè bisogna mettere altri due binari sui 5 già esistenti per andare su Genova, quando di fatto la Liguria non è ancora attrezzata con un raddoppio che avrebbe dovuto fare decenni fa. Quindi anche qui le grandi opere che scavalcano quella che dovrebbe essere la buona amministrazione della rete. Vedete, una rete che di per sé sarebbe già ricca, a volte incompleta, ad esempio ci sono delle linee che finiscono i fondovalli, potrebbero essere dei valichi potenziali, potrebbero riorientare il traffico secondo le loro esigenze, perché la rete funziona appunto in quanto tale, cioè il traffico può scorrere da una maglia ad un'altra maglia. Quindi abbiamo questo patrimonio da recuperare, e in particolare il ruolo delle ferrovie del Piemonte centrale, come appunto abbiamo visto prima il canale delle Lanze, su un asse che potrebbe appunto scolmare il traffico verso occidente, e quindi servire anche il porto di Vado, le relazioni con la penisola iberica. È importante comunque, quando si guarda le ferrovie, non guardare solo in orizzontale sulla cartina, ma guardarle in verticale, perché è molto importante in ferrovia la pendenza, le salite, perché i treni sono pesanti. E quindi è anche abbastanza curioso vedere come, vedete, ho disegnato in marrone e in blu delle linee, sono le linee esistenti. In verde ho immaginato una relazione tra il Piemonte centrale con un valico che si collega col futuro raddoppio Ligure, appunto valicando più o meno dalla località, non so, prendo una slide di Ingegner Stagni scendendo su Albenga, vedo come si può fare. Comunque la verde sono un'ipotesi, ma le altre sono inesistenti, e guardate un po', la linea rossa è la Curva Ventimiglia, che adesso nel Piemonte meridionale è alla ribalta delle cronache, perché è una delle linee che rischia, sta subendo tagli, ecco. Ed è incredibile vedere come sulle cronache politiche la Curva Ventimiglia venga difesa a spada tratta, come perché in realtà si può difendere a spada tratta, ma dandole un ruolo che abbia un significato, ferrovia turistica, per traffico leggero. Ma attenzione, si può pensare di fare traffico merci sulla Curva Ventimiglia, quindi bisogna anche dare un ruolo, come è stato evidenziato dalla relazione dei operatori che mi hanno preceduto, quindi fare le cose con un po' di buon senso. Quindi una linea si difende, ma non deve diventare una battaglia religiosa o senza senso economico. Ecco, invece ho cominciato appunto una ricerca sulle linee qua per confrontare e evidenziare il fatto che le linee devono così imparare a guardarle anche appunto sull'asse verticale, vedere che tutto sommato anche linee minori hanno caratteristiche buone per il trasporto merci. Qui ecco, ho voluto evidenziare la possibile il ruolo delle ferrovie del Piemonte centrale proprio per i nuovi traffici che arrivano dal Sempione e che potrebbero interessare appunto il Vado Ligure. Ecco, qui posso accennare
a un possibile rischio di quando si parla di grandi opere. Grandi opere non sono cattive in sé, però sono dei progetti oggettivamente molto rischiosi. Grande opera, grande rischio. Se ci concentriamo sulla lotta contro Rotterdam, la competizione con Rotterdam, e poi i cinesi, come già stanno facendo, cambiano rotta alle navi, noi buttiamo dai 2 miliardi per una lotta che potrebbe anche essere vana nel futuro. Quindi in generale le grandi opere in sé sono comunque molto rischiose, anche se fatte in buona fede. Ecco, quindi voglio evidenziare che tutto un lavoro che si può fare sulle ferrovie, non solo sul trasporto pubblico locale, ma per attrezzarle e renderle competitive, adeguandole appunto dal punto di vista delle caratteristiche, però quindi il nodo di Genova potrebbe arrivare al terzo valico, è solo per evidenziare che aggiungere un terzo valico dei giochi su Genova significa poi anche dover sbrogliare il nodo di Genova, perché se si concentra tutto su Genova, poi bisogna anche fare grandi lavori, e qui probabilmente ci sono anche molti interessi a fare lavori molto costosi in una città molto delicata, molto difficile. Ecco, qui permettetemi un minuto solo per più delle slide, ma è importante raccontarvi cosa ho sentito mercoledì. Mercoledì, con il Collegio Ingegneri Ferroviari di Milano, abbiamo fatto una gita a mezzo. Mercoledì pomeriggio ci abbiamo visitato, ho filmato poi, ma adesso ve lo risparmio, ma solo per testimoniare che ci sono stato veramente. Dal pulmino ho fatto un filmato, comunque ci hanno accolto questo operatore intermodale che opera su mezzo e opera anche cioè a tavolo su diversi porti. Ecco, questa è una compagnia privata che di fatto cerca di fare anche trasporto ferroviario, anche perché capisce che il trasporto su gomma comincia ad avere anche dei problemi, perché ti consegna poca affidabilità. Allora, abbiamo fatto un colloquio, pensate, una ventina di ingegneri anche piuttosto anziani, mediamente, del Collegio dei Ferroviari, e questi imprenditori. Ma subito gli ho chiesto, ma che cos'è che vi mette in difficoltà, no, a usare il treno veramente nella vostra attività? Perché loro operano, cambiano il treno, logistica, fanno tutto, Non hanno nessuna partigianeria, sono imprenditori, quindi devono occupare il capitale, fare profitti. Ci hanno detto onestamente, noi basta che ci siano le regole chiare, basta che quando arriviamo al porto non ci può all'accordo, non ci chiudono il cancello alle 5:00, ma se abbiamo 5 minuti di ritardo che ci aprono i cancelli, che ci facciano lavorare, dal bisogno che il personale possa fare i turni di notte, riposarsi di giorno, secondo quelle che sono le esigenze del servizio ferroviario, perché non è un mestiere come gli altri, per bisogno di flessibilità. E ci hanno confermato che loro di fatto fanno viaggiare i treni di notte, di giorno la locomotiva va in manutenzione, il macchinista e il suo aiutante vanno a riposare, sono intercambiabili, loro adesso fanno in modo che il macchinista possa fare, possa svolgere altre mansioni e l'aiutante possa eventualmente fare il macchinista, quindi doppia abilitazione per entrambi, quindi scarsa rigidità nelle mansioni. E di fatto, insomma, anche se con fatica, perché la concorrenza dell'autotrasporto su gomma lo possiamo immaginare, vediamo i camion che superano tutti i limiti di velocità, non rispettano le regole, perché questo lo Stato lo consente, no? E quindi c'è una costante concorrenza sleale, loro riescono bene o male a fare il loro mestiere. Quindi dovrebbe essere molto importante questo, perché non hanno detto, noi senza il terzo valico non riusciamo a lavorare, proprio minimamente. Ecco, è stato molto importante sentirlo da persone che fanno questo mestiere, quindi mi sembra che certe grandi opere probabilmente sono anche un'intenzione di certa politica che è interessata a gestire grossi appalti, o probabilmente conosce poco il mestiere, e basta anche andare a vedere queste realtà. E qui si tratta solo di valorizzazione delle nostre linee locali che potrebbero essere messe a sistema. Quindi vediamo che mentre noi discutiamo di alta velocità in Val di Susa, il traforo autostradale sembra che si faccia comunque, quindi non si capisce come si possa fare il reparto modale. Sulle piste ciclabili stiamo cercando con i nostri amici di altre sodalizie, associazioni, di mettere il punto, attenzione, le piste ciclabili d'accordo, ma farle proprio sulle ferrovie potrebbe essere un errore strategico gravissimo.
E qui aggiungo che recentemente la proposta è di non solo fare pistici su ferrovie, ma addirittura, guarda caso, pavimentarle con pannelli di gomma ricavati dai pneumatici citati poco fa dall'onorevole 5 Stelle. Quindi ecco che i rifiuti dell'automobile finiscono per alimentare un business di conversione delle ferrovie in pistici ciclabili. Quindi secondo me abbiamo veramente raggiunto il fondo. E, ecco, qui sono 2 minuti, ho finito. Ecco, uno dei falsi miti che forse ci ha guidato male alcuni dei trasporti è stata quella dell'altura di carico, che secondo me viene dalla cultura dell'uso dell'automobile. Cioè io salgo in automobile e non alzo più il sedere dal sedile finché non arrivo a destinazione. Questo ha frenato molto l'interscambio bus, bicicletta, treno e mezzi di trasporto. E se, per anni si è pensato, no, bisogna fare in modo che non ci sia rottura di carico. Invece, cioè, all'estero questa cosa è stata già metabolizzata, hanno solo un passo avanti. Semplicemente cosa hanno comunque visto? La ferrovia deve comunque adeguarsi e quindi facilitare l'interscambio tra bus. Quindi, invece di avere dei muraglioni tra la sede del treno e il bus, se i cittadini sono stati civili per non buttarsi sotto il treno, possono tranquillamente fare 2 passi, si sgranchiscono e passano, ad esempio, all'Isola Romea, i bus da Imperia potrebbero arrivare a Romea e tranquillamente si può prendere il treno in Valtana. E questo, ecco, un altro sugli sconti veloci, solo questo, avevo questo prima citato il sottosegretario Giacchino. Stamattina Giacchino ne ha combinata un'altra. L'ho saputo per email, questa ieri, così. Sono organizzato un club dedicato alle grandi opere, a sponsorizzare le grandi opere. Ma nella motivazione non viene spiegato perché sono strategiche, perché sono utili, che insomma abbiamo certe risposte che sono diverse. Ma perché la motivazione citata in questo invito a partecipare stamattina in corso di Vittorio Emanuele a Torino, a questo raduno, perché la sinistra o insomma, certe fazioni quelle sono contrarie, allora per opporsi a loro noi proponiamo le grandi opere. Allora, dire che se ci mettiamo a discutere in questo modo, questo paese qua è condannato alla povertà, perché ci facciamo del male gli uni con gli altri. Sembra da qui la citazione di averlo ben presente lui, adesso vediamo cosa. Non è che io abbia preferenze tra un ministro o l'altro, però a me interessa il messaggio, cioè evitare gli scontri ideologici, si tavano, ma guardiamo la realtà, abbiamo delle ferrovie, facciamole funzionare, facciamo manutenzione, non troviamo scuse, e poi i costi di Trenitalia, che siano, cioè è assurdo, allora, per chi lavora appunto nell'industria, noi lo sappiamo, quando si aumenta la scala del business, si aumenta le dimensioni, il costo unitario scende. Quindi è assurdo che in provincia di Bolzano, che parli un tedesco, russo, non importa, ma che una piccola compagnia abbia costi unitari più elevati di Trenitalia, che invece è monopolista, può fare economie di scala enormi. Quindi i costi di Trenitalia per me sono una barzelletta totale, sono incredibili, ma non bisogna credere a queste cose. E queste sono tutte le cose che poniamo come comitato al pericoli, quindi attenzione alle ferrovie regionali, a rallentare le grandi opere, quindi ripensare, avere il coraggio di ripensare e rimettere in discussione. Certi progetti autostradali poi sono in competizione pura, e quindi grazie per queste riflessioni. Io tra l'altro ho sempre guardato con una certa invidia il quadrilatero del Busto, che noi però con la Rona Santiana non abbiamo scuse niente da invidiare a voi, perché noi morfologicamente da Santia fino addirittura a Sempione, perché noi non la chiamiamo Santia Rona, ma Santia Arona Domodossola, per via del Sempione, quindi noi abbiamo tantissimi prodotti eccezionali, qui nella piccola Oasio abbiamo un vino di nicchia, permettetemi, no? Di fare un po' di pubblicità, oltre all'apprezzatissimo Costa del Sesia, Bramaterra, un vino eccezionale, qui vicino addirittura al Gattinara,
andiamo su, abbiamo tantissimi tipi di formaggio a vantaggio, quindi inviterei poi gli amici ingegneri a darmi una mano a tirare su magari un progetto del quadrilatero del busto del nostro quadrante, quindi che parta dalla provincia di Vercelli e vada fino quasi al Seppione, che è un buco fatto dai nostri bisnonni, che è giusto che insomma un domani potremmo utilizzarlo noi, magari facendo passare, quando elettrificheremo la Rona Santià, un bel TGV che da Santià giri e vada insomma dentro il Seppione. Questo è quanto. Allora invito nuovamente chi si è seduto a regolarizzare il pagamento, visto che abbiamo già dato con un prezzo quasi rilevante, i rilatori poi vengono da me per il biglietto ovviamente gratuito, visto che ci hanno dato una mano. Alle 2:10 direi di riniziare con il professor Massoni, come arriva per primo tutti e due, dopodiché in discussione approfittanti di tutti i nostri professionisti che ci sono oggi. Ecco, c'è anche Carlo Spagiotti, che è il referente dei titolari della Banata Novara, che lo faremo parlare e quant'altro. Una collaborazione, visto che abbiamo le idee di tutti quanti, quindi di tutti i relatori, e progettato, sperando in una sponda politica, qualsiasi essa sia, in un progetto da poi presentare alla Regione, perché noi prima di essere tra virgolette oppositori siamo sicuramente propositivi, perché il bene del territorio riguarda tutti. Grazie mille. Vi faccio vedere un filmato che è del 90, questo era solo per degli anni dopo il pranzo. Questo qua è il mio treno che storicamente con questo ho rotto, scusate l'espressione professionale, le balle a tutte le ferrovie d'Europa. E ho, se vediamo il volume, se riusciamo. Attenzione. Abbiamo delle buone attenzioni. Vabbè, comunque c'è la musica diceva già tutto, c'è tutto, voglio comprare un treno più bello che c'è, c'è un mito e niente, era questo qua, era solo per farvi vedere che già nel 90 io sono diventato proprietario di questo treno. L'ho comprato, che poi è una parola grossa, comprato, cioè io sono mai avuto un vecchio di treno, cioè insieme a un professore universitario di Zurigo di matematica, che era più matto di me, che era allora era, perché adesso è morto, allora era l'unico venditore di treni usati. Lui aveva il treno, io ho messo l'idea, l'ho trasformato all'ufficio di Castelfranco. Ma questo era servito per fare che cosa? Per prendermi la prima licenza di impresa ferroviaria in Italia e far recepire la direttiva comunitaria
quella 440 del 91. Bisognava avere un treno ancora e io mi ero presentato al ministero con tutte le mie carte vere, ho studiato qualcosa e con un treno. Con questo treno qua facevo il tour della vita d'Europa, partiva da Torino, quando ancora c'era la stazione di Porta Susa, se vi ricordate ce l'ho raccolta dentro, era lasciamo perdere, c'ho solo quel computer io. Si sente questo. Quel treno là partiva da Torino e per un periodo ho sfruttato anche come stazione privata un'altra cosa dismessa dalle tante cose italiane, lo stabilimento dell'arancia di Chivasso, no? Dentro lo stabilimento dell'arancia di Chivasso c'erano tutta una serie di binari famosi per caricare auto, sono riuscito ad avere un gruppo di quei binari che era la mia casa per l'armamento del treno. Questo treno qua copriva la Val Padana, poi andava in Slovenia, Ungheria, poi in Repubblica di Slovacchia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, ritornava in Germania, Austria e l'ho portato anche a Parigi. Questa immagine che vedete qua è un miscuglio promozionale di alcuni viaggi che sono stati fatti, vedete anche la linea di Modane peraltro, no? Qui si cucinava veramente a bordo, ecco. A prescindere da questo, a me era servito per avere le autorizzazioni e rompere un po' tutti, perché parlando di libera immigrazione. Allora non c'era ancora la libera immigrazione in nessun paese europeo, però io circolavo applicando l'articolo 1 del regolamento circolazione interna italiano, ma quello che valeva anche per gli altri paesi europei, col pilotaggio, quasi come le navi. Al confine c'era il mio macchinista, ma saluto un macchinista dell'austriaco piuttosto che slovacco e tutto il resto. E per il periodo della mia permanenza nel territorio c'era accanto al mio macchinista, c'era il macchinista. Questo per dire, lo ripeto di nuovo veramente, quanto rotto le palle in giro, insomma, questo era un discorso. Questo qua era venuto anche, guardate, che era un porta mezza cosa orizzontale, no? Di quelli del pianone, così dire, no? E quel marchio là è di mia proprietà, oltre che il senatore tedesco, lo dava. Detto questo, è servito storicamente per me, questo era l'elemento di partenza, questa era una delle stazioni di Parigi dove noi facevamo un garamento e anche per il nostro treno. Allora, da questo è partita la mia avventura, prima di Trenerci, che ho fatto fino a 5 anni fa, e poi col treno passeggero. Fino a quando ho fatto le merci, nonostante tutte le varie problematiche, quando sono arrivato al centro delle merci con il gioco dell'oca, faccio 15 passi avanti e 10 indietro subito, perché come avete letto sul giornale sono stato un po', come dire, bloccato, no? E hanno inventato per me un articolo l'articolo 59 che è nella legge che ancora non ha tolto nessuno, nelle mille proroghe, era stato adottato qualche anno fa, ed ho creato anche dei posti di lavoro, perché è nato così grazie all'ufficio regolatore dei servizi ferroviari, che adesso viene meno perché c'è l'autorità. Però ho creato 5 posti di lavoro ministeriali, tra l'altro. Quel lavoro è molto di me. Però non avevamo un'occasione un po' dal Pellegrini, ancora adesso, con tutto rispetto per il Chiapoli, comunque presso il ministro della Marina Mercantile a Roma, perché è una sede distaccata. Comunque, qui in Piemonte, ma non voglio fare il presuntuoso, prima ancora quando erano le ferrovie, la 79 in poi, che c'era sempre il problema del taglio delle linee secondarie, perché questi rami secchi continuano a esserci da sempre, no? Cioè Cavour aveva creato la rete e tutti gli altri ha cercato di eliminarlo praticamente. Allora mi ero spinto, già allora come dipendente della Polizia dello Stato per il mio ruolo, ero riuscito a creare una struttura che serviva per sperimentare e creare nuovi prodotti, no? E l'abbiamo fatto. In questa zona qua, mai fatto parte della storia, ho creato il cosiddetto il treno del treno,
amici e così via, che servivano il fine settimana intorno per girare sulle linee secondarie. Tutto questo patrimonio qua, tutto quello che è stato creato, io non ho mai avuto appoggio di nessuno, tanto è vero che queste cose qui, qui stiamo parlando adesso, qui abbiamo bisogno adesso, dopo un po', quando ho mollato io sono morti anche questo, oppure me l'ha fatto mollare anche prima. Questo per dire che il paese, non è che voglio ricordare, ma in che razza di paese ci troviamo. Adesso non avete sentito la canzone che sembrava di Paolo Conte, ma era un farmacista anche di questa zona qua, che aveva dato la resistenza a chemica, no? No? Capite? Comunque, detto questo, no? Ci sono tante possibilità, qualcuno l'avevo già spedito, no? Quello delle bici, una cosa che la tanta che mi ha preso per pazzo, ma l'abbiamo fatto solo una volta, era sulla Cevormea, dico questo perché è stata citata più volte, la Cevormea viaggia a chiacchio al Tanaro, no? E facevo il treno per il rafting, con questo bagagliaio a due assi, con le carrozze che avevo appunto a portato, diciamo qui, che avevo attrezzato, praticamente si andava su fino a Romea e poi con le lati si scendeva giù, il treno li prendeva di nuovo a palle e li portava di nuovo su. Questa idea qua mi è venuta soltanto pensando anche al Giappone Express, che lo fanno tutti gli anni con lo slittino, no? Vanno su con il treno, lo slittino e poi scendono giù. Questa era soltanto un'idea di che cosa si può fare. L'ho fatta anch'io personalmente, perché quando mi sono sposato mi sono organizzato il pranzo di nozze in treno e mi sono fatto, sperimentando, il giro delle Langhe partendo da Torino, però prima sono andato fino a Romea, mi sono sposato a Romea, io non sono di Romea, mi sono sposato a Romea perché bisogna sposarsi a Romea perché faceva parte del tour che veniva fuori per dire, no? E poi una volta mentre io mi sposavo a Romea, il treno mi ha trasformato in ristorante tutto tovagliato eccetera eccetera, poi ritornato giù tutto il giro delle Langhe per ritornare su Torino. E così non era il classico pranzo di nozze dove si rosicchiano tutti i cristini che ci sono in attesa di una portata all'altra, perché alle 16:00 in punto, no, era finito il viaggio, compreso il pranzo di nozze. Detto questo, era solo per raccontarvi che se ne possono fare tantissime cose. E in ultimo avevo un programma che si chiamava Giro Tondo, il nome del gioco primo che ci insegnano, no? Perché era proprio centrato sui treni di fine settimana, perché la gente invece di fare la solita vasca nella via principale della città almeno sa che cosa fare, e cose di vario tipo, cioè da, che ne so, dal museo delle bambole lì dall'altra parte di Via Roma eccetera eccetera, a tutte le varie cose era un momento di protesta. Queste cose erano già in pista, sono state fatte morire peraltro, no? Detto questo, volevo solo, per non tediarmi sulle varie cose, soltanto commentare alcune cose che ho sentito per dare un piccolo contributo, così. Per esempio, ho scritto qua e là qualche cosa, non so, quando si parla del terzo valico, per esempio, no? Anch'io non sono favorevole al terzo valico, io sono sempre stato abituato a fare cose con quello che ho disponibile, no? Pensate, dico del terzo valico perché? Perché nel 2004, quando io facevo i treni merci, con la mia prima impresa ferroviaria, adesso quella che si chiama di Viscente, allora, quando l'ho fondata io, quando l'ho fondata io si chiamava, stava parlando di più indietro. Dicevo, quando facevo i treni merci avevo adottato come scalo fondamentale per la mia attività la stazione di Alessandria è una infrastruttura, è ancora abbandonata, ma lo è,
una grande infrastruttura che poteva servire benissimo per i colleghi come fare il retroporto di Genova. Allora avevo preparato uno studio che prevedeva l'utilizzo delle tre linee che ci sono che da Genova vanno verso Alessandria. E era venuto fuori che riuscivamo a fare praticamente senza toccare l'alto traffico 27 treni al giorno, cioè una specie di tappino l'anno, no? Mettendo, caricando quadra da rifusa nel porto di Genova e poi gli stabili ad Alessandria. Questo non comportava investimenti particolari se non intervenire soprattutto a Genova sul nuovo, sugli scambi direi di uscita dallo scalo di Volta e così via, e comunque investimenti non di miliardi ma di qualche milione di euro per mettere a posto, anche perché il porto di Genova sta morendo. Se noi aspettiamo, dovessimo aspettare il progetto di ampliamento e così via, così il porto sta morendo e morirà, non certamente Savona, che come dire, Barcellona aspetta e non si sviluppa perché aspettiamo i genovesi, perché poi vediamo cosa possiamo, altrimenti questi lì. Non è possibile, tant'è vero che, come avete già citato in più qualche intervento, il fatto che i traffici, le navi arrivano a Rotterdam e poi li portiamo da Rotterdam qui in Piemonte. Io stesso con la Elion, i miei treni facevano Rotterdam verso Alessandria, perché le navi arrivavano lì, li scaricavano lì e arrivavano a questa parte. Si fa sempre prima che non la perdita di tempo e tutti i problemi che porta il porto di Genova. Allora, quando lo gestivo io, pensate che per entrare e uscire dal porto di Genova solo per un momento di manovra costava 800 euro per treno. Se voi pensate che su una tratta che se considero da Alessandria su Domodossola circa con il treno 2.500-3.000 euro, e pensate 800 euro solo di manovra per farla entrare e uscire, è una cosa folle. E in più vi racconto, visto che non è molto lontano da qua, io il CIM che è citato un sacco di volte, adesso ripeto, fino a 6 anni fa, quando io sono arrivato al CIM, visto che mi avevo riempito la testa di sto CIM e così via, quando sono entrato là dentro per avere una minima di infrastruttura per la mia impresa ferroviaria, che comunque conducevo un sacco di treni, mi venuti questi gabbiotti e tutto un sistema, dico, da terzo mondo se non da quarto mondo. E poi in più, anche lì, per entrare e uscire con l'unico binario che c'è, perché hanno fatto questa mega infrastruttura all'interno, però non si entra, non si esce, cioè sempre c'è un binario, e il problema era, almeno allora, c'era solo, visto che c'era un solo binario, c'erano più imprese ferroviarie già in quel momento che operavano lì, non si poteva fare in modo che ognuno facesse la sua manovra, perché diventava complicato, pericoloso e così via, quindi c'era solo un operatore designato. Guarda caso, inizialmente era l'FI, e anche lì, pagando la modica cifra, adesso poi so che i prezzi sono stati abbassati, che tutte le spese sono state, però anche lì era il classico pezzo da 800 euro per treno che bisognava fare per entrare e per uscire. Pensate come si fa a sviluppare un sistema con tutte queste strozzature di questo tipo qua, è assolutamente assurdo. E questo passo non andremo da nessuna parte, no? Questo è il... E per quanto riguarda l'evoluzione della nostra impresa, adesso a Renovessa, cioè c'è il marchio, sempre mio, ma per adesso siamo in stand-by, no? Cioè, nel senso che Renovessa fa parte della storia, adesso che non puoi il libro, no? Però dato che c'è la testatura, tra poco non vi racconto cosa succederà, ma non è che ho mollato, ecco, quindi... non ho mollato, ma fra poco di nuovo i miei casini farò di nuovo per riportare in pista. No, poi il tema trasporto pubblico, per citare alcune cose che ho sentito, effettivamente se pensate, prima c'è stato un passaggio del passante ferroviario di Torino, no?
che anche lì è tutta una bella storia. Prima si progetta in un certo modo, poi dopo aver appaltato inizio i lavori e si cambia il progetto, prima sopra, poi sotto, poi che cosa? Perché non finisce più, poi quando viene ultimato, tra l'altro ci si accorge che il sistema di aereazione non è idoneo al passaggio delle locomotive diesel, no? Poi è venuto il guariniello, no? E quindi lì i diesel non passano. Ci ha dato il colpo di grazia. E questo, che ne so, adesso andare in Valle d'Aosta c'è il cambio di treno a Livrea o a Chivasso, no? Allora io mi sono cimentato perché ci sono soluzioni per risolvere il problema, no? E il fatto che per esempio della Valle d'Aosta ha citato prima la che mi ha preceduto del cosiddetto bimodale, in effetti del bimodale una volta l'avevo tirato fuori su una proposta che ho fatto alla regione Valle d'Aosta, anzi io avrei a disposizione, ma non per scoprire conoscenze speciali, un trimodale peraltro, no? Perché se tutti parlano del bimodale io ho il trimodale. No, in realtà il trimodale è solo perché per la ritenzione. Cioè tre modalità, più che tre, due tensioni più un'altra modalità che non dice, no? E che tra l'altro potrei poi far vedere forse il video qua, perché il trimodale, perché se avevo un treno per il quale ci fosse già una parte di omologazione, noi l'abbiamo fatto al tempo di Arena West, perché eravamo già pronti per fare questo. Perché una regione piccola come la Valle d'Aosta, dove ci sono, penso, 100.000 abitanti, tutti, non è che tutti i giorni viaggiano 100.000 persone in giro, ma quindi i conti non tornerebbero peraltro. Abbiamo fatto un modello, l'esercizio interessante, che permetteva anche in certi momenti della giornata l'uscita, diciamo, del treno bandiera, chiamiamolo così, per invece la bocca, che da Osta collegava verso Milano-Venezia e altri verso Torino, Genova, Livorno, questo permetteva questo. Però tutte queste cose qua, no? Peraltro dato che io sono sempre stato considerato un cane sciolto, quindi non sono legato politicamente con nessuno e di conseguenza non sono appoggiato da nessuno, io posso parlare quanto voglio, ma mi devo aggiustare per fatti miei, no? E tant'è vero che non è mai andato avanti niente di tutto questo, compreso dei modelli di esercizio legati alla vostra area, delle linee, quelle di cui si discute di chiusura. Bisogna cambiare un po' il modello di esercizio, creare, far passare più treni peraltro, e i nostri conti ritornano, diciamo, con un minimo di contributo, perché su queste linee secondarie un minimo di contributo ci vuole, però facendo anche risparmiare la collettività, perché la regola fondamentale è che se ci sono i treni la gente li prende, per fare stupidaggini, no? Se invece metti un treno al mattino e uno alla sera, no? Il treno lo prende nessuno, alla fine si piazza sulla macchina e se ne va a casa. Il servizio metropolitano che sta incominciando a funzionare ha dimostrato, per esempio in relazione anche dove abito io e abito verso Pinerolo, per esempio, con quel servizio là diventa interessante e la gente sta ritornando sul treno in massa, peraltro, perché a parte il fatto che in certi momenti del fascio orario ce ne sono uno di mezz'ora, e nell'altra restante c'è un'ora, non è più come una volta che l'ultimo treno alle 8, quello dopo era mezzogiorno, no? È difficile. Oppure l'ultimo treno alle 7 non se ne parlava più. Adesso la copertura è molto più ampia, si può fare ancora meglio, però è già una cosa che funziona adeguatamente. Anche su queste linee è quello che bisogna fare, perché il contributo non è che si deve dire, il contributo non è una regalia, ma si deve, è una regalia, cioè si fa per dire, del fatto sulle linee dove sono scarsamente, cioè anche per numero di abitanti, ridotto, però la gente ha bisogno di muoversi, per forza bisogna di muoversi. Allora devi mettere i treni, devi coprire le fasce orarie, cioè complete,
ma non l'ultimo treno, cioè quello che dovesse andare a Milano da qua, non so, diventa difficilissimo, non ci si può muovere, assolutamente. Allora, un modello di esercizio diverso permetterebbe anche di ridurre addirittura i costi pur migliorando il servizio. È chiaro, è troppo banale dire, l'avete detto un sacco di volte, è chiaro che non si può fare la concorrenza del pullman e del treno che partono allo stesso orario davanti alla stazione, uno segue la strada asfaltata dall'altro binario. Non ha senso evidentemente questo. Ma per esempio se parliamo della Varallo, prima, che ci sono tutte le vallate da coprire, allora arrivato lì si può proseguire per forza col pullman. Allora io ho fatto un esempio che ho copiato un po' dai tedeschi, no, per dire, c'era una linea assolutamente scalcinata che anche lì i tedeschi la stavano per chiudere, dico la Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche la stavano per chiudere, poi non l'hanno chiusa, è una linea quasi simile a quella da Varallo, circa di 30 km, 32 km, di l'est da Ante, no? Lì hanno modificato il modello di trasporto che quando ho citato forse un'altra occasione i sindacati mi sono venuti addosso, perché ho fatto un modello era più macchinista anche autista del pullman, no? I sindacati mi sono andati addosso perché arrivata a Varallo, la 3-1 per esempio, scende il viaggiatore, il macchinista, sale sul pullman tutti insieme, così non perdo la coincidenza, va a coprire le vallate, scarica, riprende, ritorna e intanto è arrivato l'altro treno che l'altro autista dell'altro macchinista faceva la stessa cosa, lui se ne ritorna col treno del secondo che è arrivato. Questo per... Abbiamo fatto questo modello di esercizio copiando un po' dai tedeschi, dove quella linea che prima era linea tedesca, dove era proprio c'erano pochi numeri al giorno, invece adesso si gliela aperto e gli arretinano anche perché mai piena zero a questa cosa. Questo per dire, poi per quanto riguarda il costo del treno, che citava prima l'ingegnere, no, era solo per dare delle informazioni, io questa è la mia, questa è defunta, comunque terza impresa ferroviaria, speriamo di rifarla un'operazione di animazione di treno di nuovo, però i costi di esercizio sono più bassi rispetto a quelli citati per quanto a parità di contratto di lavoro. Il fatto è che cambiando il sistema gestionale all'interno a parità di condizioni è un po' più basso del 15 euro citate, ma no, meno male. Infatti diventa interessante, ecco perché dico, quando si fanno dei modelli nuovi si riesce a riaprire, dico, una linea a un costo più basso e magari facciamo un servizio migliore e ci risparmiamo ancora qualche cosa che non è male. Infatti i nostri sono attorno a 10-11 euro in situazioni peggiori, quindi sono già 4 euro di differenza e ci sono casi in cui con 4 euro al chilometro non sono male, no? Questo per quanto riguarda il... Detto questo, secondo me certe volte, certe volte è una cosa che non ho mai capito, manca una sorta di volontà a livello degli ambienti delle regioni, cioè quelli del PD, non hanno molte volte all'interno la struttura in grado di capire, no? Quindi, che ne capisca qualcosa di quello che stanno facendo. Molte volte si fanno solo così, come un lavoro da funzionario che fa delle cose, ma poi il primo fesso che passa gli racconta due cose e questi prendono il fesso che sta passando o per tanti altri motivi che sono anche da codice penale, per dire così. Quindi questo è il discorso. Però se per una volta si cominciasse a pensare e si mettesse la volontà di fare, abbiamo tutte le capacità e le autorità all'interno per poter rifare e ricostruire qualcosa. Perché quello che non si fa, non si procura neanche posti di lavoro, aumento di costi e non combiniamo niente. Io ho fatto solo una cosa di colore così. Grazie. Grazie. Abbiamo risposto anche i dirigenti della
Ferrugine, poi si parlava anche di posti, c'è stata anche una piccola polemica, però ricordo che tanto succedeva, non so se quando c'era morte, in cui addirittura i costi non arrivavano ai 10 euro al chilometro, ma il discorso era un po' diverso. Cioè, la strada non era di RFI, ma era di questa società del comune di Bolzano, quindi anche lì ha voluto fare delle modifiche che qui magari sarebbero un po' più difficili da fare con tutte le regole fatte da RFI, quindi è per quello che provocatoriamente qualcuno ha chiesto la scissione dei trasporti, per togliere la proprietà RFI e farsi delle regole ex novo noi, no? Quindi sui treni regionali, quelli locali e quant'altro, magari cercare di diminuire i costi togliendo il capotreno e mettendo direttamente sul convoglio l'obbligatrice della biglietteria. Bene, adesso facciamo fare un breve intervento, mi raccomando breve, all'ingegnere Passoni, che è il nostro referente tecnico della Regione Sardegna, poi Carlo Sorgiotti, dov'è? Ecco, un intervento breve ma è conciso sulla problematica di adesso, poi via le domande e approfittiamo della gentilezza di tutti questi ingegneri per cominciare a fare qualche domanda dalla casa con le idee chiare. Sul fiume Elba,
e quindi è il canale d'accesso a questa infrastruttura portuale notevole. Rota, dammi un caso più semplice, si trova sulle foci del Reno, che consentono la navigazione e quindi il trasporto delle merci senza rottura di nuoto, direi rottura di carico inevitabile, perché una nave transoceanica oggi non può rimanere la idea, però viceversa una nave fluvio marittima, cioè una nave capace di trasportare 200 contenitori, lo può fare. Una notazione, se volete, un po' di contorno: il trasporto per via d'acqua in Svizzera è superiore che in Italia. Cosa succede oggi? Oggi succede che il grosso delle merci, in virtù di questa rendita di posizione, potremmo dirla con una definizione molto più attuale, rendita di posizione che nasce diversi secoli fa, i porti della Lega Anseatica, quindi mi riferisco a Persa, Rotterdam, Hamburgo, Brema e marginalmente Kiel, Kiel è il porto tedesco sul Mar Baltico, riescono a essere i grossi terminali marittimi d'Europa tuttora, quando il traffico nord-atlantico è venuto meno come importanza relativa, non è venuto meno come importanza, ma il grosso dei traffici si hanno Europa-Asia. La fabbrica del mondo è la Cina, il grosso del traffico passa attraverso il canale di Suez o Porto Pollo, nonostante tutte le difficoltà di pedaggi e di taglieggiamenti nel Corno d'Africa, e il grosso delle merci vengono viceversa poi veicolate all'interno del continente partendo dal nord. Quello che i porti del Mediterraneo possono fare, pur vantando una posizione di privilegio nel rifornire di merci il nostro continente, è una porzione non modestissima, però piccola e tuttora incomprensibile, se non comprendessimo, se non ricordassimo la storia economico-infrastrutturale che ha reso prosperi e quindi tutt'oggi competitivi i terminali marittimi del nord Europa. Tra questi, se dovessimo fare un discorso, tra i porti del Mediterraneo più appetibili sicuramente ci sono i porti settentrionali, quindi i porti del Triangolo Ligure e i porti del nord Adriatico. Che svantaggi hanno l'uno rispetto all'altro? Beh, sicuramente i fondali più agevoli per quello che riguarda quelli del Triangolo Ligure, un po' meno per quello che riguarda i porti dell'Adriatico, nel senso che Trieste potrebbe essere confrontabile con le condizioni geometriche, le condizioni navali di navigabilità di Genova, però non ha una retroterra sufficientemente esteso e non ha una dotazione infrastrutturale che permetta la rapida veicolazione delle merci. Cosa sta diventando più promettente in questo nuovo scenario di geografia economica? I porti del Mar Nero. Porti del Mar Nero, in particolare il porto che si trova alle foci del Danubio, che è il posto del porto rumeno di Costanza. Non se ne parla molto, ma il porto romeno di Costanza, in termini di contenitori, io mi sono occupato solo di trasporto contenerizzato, cresce, almeno cresceva, vi riporto dati fino a 2 anni fa, di una media del 30-40% all'anno, cioè un volume di traffico che è comparabile ad oggi a quello del porto di Marsiglia. Ma la ragione è semplice, perché nonostante i dazi che i turchi pretendano per l'attraversamento dello stretto del Bosforo, e che notazione latere è una questione che a parte le altre considerazioni è stata una ruggine nelle trattative per l'adesione della Turchia nell'Unione Europea, ovviamente l'accordo di Schengen si deve applicare a tutti, non solo a certi tipi di paesi, e tuttavia il porto di Costanza risulta appetibile. I porti italiani sarebbero molto importanti, pensiamo al porto di Gioia Tauro, un porto di notevoli proporzioni, adesso scusate il bisticcio delle diapositive, un porto molto moderno nella concezione, con delle prossimità, con delle caratteristiche di fondale altamente appetibili, però scarsamente dotato di infrastrutture a terra.
come vedete nella, in calce alla diapositiva, solo 5 treni giornalieri potrebbero essere istradati da Gioia Tauro verso l'interno della penisola italiana. Allora è chiaro che un'infrastruttura di questo tipo, con le proporzioni che vedete a destra, che ne farebbero un porto di età anseatica del nord Europa, non risulta strozzato e quindi limitato nella funzionalità. Infatti funziona un po' come transhipment, cioè trasferisce da navi oceaniche a navi di più modesto cabotaggio il trasferimento delle merci. Nel contempo lo scenario europeo è un po' cambiato, cioè i paesi di prima industrializzazione cedono un po' il passo ai paesi di più recente industrializzazione, cioè i paesi che una volta facevano parte del patto di Varsavia, quindi il baricentro economico dell'Europa si sta spostando un po' verso est e quindi i corridoi di trasporto merci, che una volta erano più verso l'asse direi franco del Rodano e del Reno, adesso non mi ricordo se si usava la denominazione la big banana per indicare la cintura Gran Bretagna, Francia, Germania, e si sta parlando del corridoio Baltico-Adriatico. Infatti, proprio negli anni più recenti, direi con l'avvento della venuta all'autorità di porto di Venezia dell'ex presidente del Consiglio Trasporti della Parlamento europeo, cioè lo già onorevole Costa, è stata attivata un'associazione dei porti del nord Adriatico che quindi riunisce in un consorzio i porti di Ravenna, Venezia, Trieste e Capodistria. Questo per, in relazione a queste nuove prospettive di sviluppo che la storia attuale c'è. Di che cosa stiamo parlando in un contesto più allargato mondiale? Qui vedete nelle prime righe ci sono i porti del Far East, nella loro evoluzione temporale, forse vediamo meglio in questa diapositiva i traffici, vedete la crisi della fine degli anni 2000, 2008-2009, e poi un deciso una marcata ricrescita, e quali sono gli ordini di grandezza? Decine di milioni di contenitori all'anno. Rotterdam ne maneggia, non arriva alla decina, poco di più. Genova, unita Savona, ne fa 2 milioni, Marsiglia fa 1 milione, Gioia Tauro fa 3 milioni, ma è solo transhipment. Algeciras in Spagna sono 3 milioni, quindi questi sono gli ordini di grandezza. Questo è il transito da Suez. Il transito da Suez non ha avuto apparentemente un picco negativo, una decrescita troppo apprezzabile parte nel 2009, pur con un certo ritardo, ma non quanto gli altri. Cosa è successo nel contempo? Che i porti nordafricani hanno iniziato a esercitare la loro importanza nel Mediterraneo. Quindi il Mediterraneo è ritornato a distanza di secoli un mare di una certa attualità, però c'è il rischio che il continente a noi limitrofe, che si affaccia sulla stessa sponda, possa essere il grande attrattore di questo flusso di traffico che proviene dal continente. Per quello che riguarda i porti europei, quindi se volete una zoomata della precedente, abbiamo sicuramente Rotterdam al primo posto, 11 milioni, Hamburgo 9, 8 Anversa, Brera 5, Valencia, qui abbiamo Genova con dati del 2011, Genova e Valorinto assieme, Duisburg, tanto per farvi un esempio, Duisburg è a circa 200 km dalla foce del Reno all'interno. Porto fluvio marittimo, più di 1 milione di contenitori all'anno. Qui in forma grafica. Di che cosa si parla ad oggi a fronte dei pericoli connessi all'attraversamento del canale di Suez? Studiare un'alternativa. L'alternativa ferroviaria, da molti sostenuta, di cui questa è una delle sole varianti di percorso, esiste una variante a sud
che più o meno coincide con la ex via della Seta che passa sotto il Mar Caspio e che sta acquisendo una certa qualità. Vi sono dei servizi operati da Deutsche Bahn, servizi regolari tra Hamburgo e Pechino. Però se facciamo capire bene i conti, anche ammettendo che la dotazione infrastrutturale della Transiberiana sia adeguata, comparabile con gli standard europei, il numero di treni giorno, essendo una sola linea ferroviaria, se trasportiamo un porto di Rotterdam all'anno è tanto, contro due ordini di grandezza di più il volume totale di contenitori trasferiti tra Europa e Asia. Quindi ad oggi l'alternativa ferroviaria, o meglio, le società di navigazione possono dormire sonni tranquilli per quello che riguarda il loro business negli anni a venire, anche se nelle riviste di settore c'è chi scommette sullo sviluppo piuttosto deciso e promettente su questo tipo di modalità di trasporto. Questo è uno studio dell'ONU, dove attraverso un modello, evidentemente non essendo ovviamente la storia dei transiti sufficiente, non fornendo una base statistica sufficiente, queste sono le attuali alternative del trasporto Cina-Europa occidentale, dove si vede che il costo in dollari per un contenitore da 40 piedi, quindi 2 TEU, l'unità di misura sui contenitori da 20 piedi, sono circa 6 metri, tanto per dare un'idea, un camion trasporta 2, quelli da 20 piedi, 40. La modalità marittima resta ancora competitiva e anche in tempo direi che tutto sommato, se non sono 2 settimane, sono 2 settimane e mezzo. Sicuramente se anziché portare le merci a Rotterdam le sbarcassimo a Genova o a Trieste o a Venezia, guadagneremo 1 settimana e quindi con un notevole risparmio, però così è. Esempio di infrastrutture nate male, a mio modo di vedere, l'Eurotunnel. Qui vedete i dati di alcuni anni, cioè dal 99 al 2003, rispetto al dato di progetto. Guardatelo, o in passeggeri o in merci, la sostanza non cambia. Allora, perché l'Eurotunnel è fallito 2 volte? Non solo perché la Thatcher ostinatamente non diede un penny di denaro pubblico per la sua realizzazione. Se anche l'avesse dato sarebbe fallito lo stesso, perché le merci, così come le persone, arrivano più economicamente in Gran Bretagna con altri modi di trasporto, e quindi realizzare un'infrastruttura di questo tipo era come pretendere che il Concorde desse profitto. E non è male. Diversa sarà la sorte dei tunnel ferroviari svizzeri, che sono in una condizione geografica di indubbio vantaggio, sono la strada più breve per raggiungere i mercati tedeschi o nord Europa a partire dal Mediterraneo, e quindi questi sono investimenti che hanno, e qualcosa di simile potrebbe accadere per il Brennero, supposto che i porti del nord Adriatico si attrezzino per tempo, perché altrimenti anche quello resta. Analogo è il ponte tunnel che collega Danimarca e Svezia. Perché? Perché c'è il mare, perché per andare in Svezia ci spendo meno con l'aereo e quindi perché mai dovrei andarci in macchina o in treno? È chiaro che il paragone del ponte sullo stretto di Messina è molto stretto in questo caso. Da una parte abbiamo 8 milioni di abitanti, la Danimarca saranno 4-5, la Germania non ha bisogno di portare le sue merci via strada, via ferrovia, attraverso questo tipo di infrastruttura. Questo è uno studio invece sull'alta velocità italiana, quindi parliamo di trasporto merci, ma di studio che credo conoscerà bene, sì. Dove si vede che la tratta effettivamente che corrisponde ai dati di progetto, perlomeno si avvicina ai dati di progetto in termini di remunerazione, è sostanzialmente la Milano-Torino. La Milano-Torino siamo di qua, quindi
la barra nera sarebbe il traffico richiesto per giustificare l'investimento. Prendetela un po' con il beneficio di mercato, questi modelli econometrici hanno un'incertezza piuttosto notevole nei parametri. Usualmente chi li usa non è molto avvezzo a modellazione stocastica, come diciamo noi, cioè alla valutazione della sensibilità parametrica e quindi dell'incertezza di stima, però direi che una differenza così macroscopica non lascia abito a dubbi. Al punto che un istituto svedese, consultato dal governo per valutare l'opportunità di realizzare linee ad alta velocità anche nel Regno di Svezia, che cosa ha fatto? È andato a studiare come ex post hanno funzionato le reti ad alta velocità in altri paesi. E quindi qui per esempio ha considerato il collegamento Madrid-Marsiglia, ecco, questo è un indicatore economico che vi dà rispetto ad un certo numero di anni di vita attesa dell'opera la profittabilità, quindi chiaramente un valore negativo perché l'investimento non paga, così come per la tratta Madrid-Barcellona, che pur, come ci diceva Arena, un sistema di connessione ad alta velocità tra i più moderni realizzati in Europa, però certamente se il bacino di utenza è limitato rispetto alle indicazioni progettuali, poco si può fare. E da ultimo una provocazione per scendere di scala, abbiamo parlato di trasporti a scala mondiale, scala continentale, italiana, che cosa c'è di simile in Italia alla Roma-Santiago? Allora, vista la mia regione di provenienza, la mia memoria si è rivolta a una linea pedemontana che si sviluppa su di un'asse sud-ovest-nord-est, che è un collegamento obliquo rispetto alla linea Venezia-Udine-Tarvisio, quindi confine austriaco. Qui sotto, questa che vedete abbozzata, è la linea Venezia-Trieste, quindi il famoso corridoio 5, sul quale la discussione se potenziarlo, raddoppiarlo ad alta velocità è ancora molto, molto accesa, devo dire. Però nella pratica, nella indubbia necessità di ridurre i costi per la regione sui collegamenti ferroviari, quindi sul trasporto pubblico locale, si è deciso che rispetto a mantenere questa linea, un po' una linea verticale, o rispetto alla linea pedemontana, è stata privilegiata la seconda, cioè il collegamento obliquo tra questi due punti della linea cosiddetta pedemontana, connessa con la linea che va verso l'Austria, rispetto che non a questo collegamento intermedio che potrebbe essere uno dei tanti raggi che intersecano la Roma Santia, scegliete voi quale, mantenuto in modo più o meno artificioso. Tutto qui. Grazie mille, Carlo. Vieni pure qui. Dici due parole sulla competenza. Carlo Spagiotti è il referente dei pendolari della Marada Novara, ci dice un po' cosa sta succedendo e poi se mai rivolgiamo qualche domanda agli ingegneri. Grazie Massimo. Parto innanzitutto dal due parole su
sulla linea in generale, la linea che collega Novara a Vallo è una linea a binario unico, a trazione termica, e collegata alla Val Sesia, bene anche una parte alta del Novarese, quindi della Romagna di Giù, però sostanzialmente collega la Val Sesia al corridoio 5, quindi alla Torino di Milano, appunto col nodo di Novara. Negli ultimi 20 anni, dopo i lavori di modernizzazione della linea, compresi tra l'aprile del 91 e l'aprile del 92, ci sono state delle politiche che a mio modo di vedere, ma anche a modo di vedere di tanti pendolari, che io appena sono un pendolare e nulla di più, hanno portato a uno sostanziale sfacelo della linea stessa. Mercoledì 18 settembre, quindi neanche 2 settimane fa, ci siamo trovati con l'ingegner Corazza a Ghemme per parlare appunto dei nuovi orari. Perché? Perché nell'arco degli ultimi 10 anni c'è stata una sostanziale riduzione del servizio. Sindaco Corazza parlava di un periodo post riapertura, quindi a metà degli anni 90, si parlava di 12 coppie di treni. Perché parliamo di coppie innanzitutto? Parliamo di coppie perché su una nuova Vallo non si può parlare di convogli veri e propri, perché c'è una gestione a scuola che non so, io non è che mi intendo di tanto, però mi sembra un po' strana, un po' assurda. Ufficialmente RFI dice che la scuola è fatta un'altra da Borgo Sesia a Vallo, e quindi teoricamente la stazione di regresso dovrebbe essere Borgo Sesia, a 15 km di via Ferrata, che potrebbe ancora essere, diciamo, in qualche modo accettata. Di fatto però la scuola viene fatta lungo tutta la linea, e questo secondo me è il primo grande problema della nostra linea, che ho sottolineato più volte sul gruppo Facebook che ho fondato e che pian piano sta facendo sentire la propria voce. Una scuola che costringe, se noi vogliamo avere un treno utile a Vallo, che parte da Vallo e che porta una determinata utenza verso la Massavalle e poi appunto verso il corridoio 5, dobbiamo far partire il treno almeno 1 ora e mezza prima da Vallo, e quindi fargli fare 55-60 km di corsa vuota. Difatti nel vecchio orario c'era una corsa che partiva, io le date a mano di una fisica del Politecnico di Torino, dove si contavano 13 persone a bordo su una doppia LN63. Uno spreco, secondo me, nel momento uno spreco. Questo secondo me è un grosso problema. L'altro problema è che la gestione di questi ultimi 20 anni, legata anche a questa decisione iniziale a seguito della ristrutturazione, è stata orientata alla riduzione progressiva dell'utenza, come si diceva prima, l'eutanasia, lo scoraggiare l'utenza. Siamo partiti con 12 coppie di treni, dopodiché si è cominciato a parlare di sostitutivi, si è cominciato a sopprimere treni, si è cominciati a accumulare ritardi, si è mantenuto comunque il servizio parallelo su gomma operato da Baranzelli, nella tratta proprio tra la Vallo e Novara, e parallela anche per quanto riguarda la tratta da Vallo Romagnano sulla linea Alagna Vercelli. E quindi c'è stato, oltre che la direzione dell'utenza, un sostanziale scoraggiamento della stessa, che ha portato a ridurre l'utenza e ha portato a Italia a dire: bene, noi abbiamo 12 coppie e le portiamo a 8, e quindi vedete qua, diciamo, primo taglio di più o meno di 2000 di 4 coppie di treno. Oltre a queste 4 coppie di treno, qualcuno prima parlava di capillarizzazione del servizio. Proprio nel 2003, secondo il rato, sono state chiuse 4 stazioni lungo la linea, che erano considerate gli ultimi, che sono partito da Vallo Rocca Pietra, Isolella Valzone, Vettore Valdugia e San Bernardino. Vero che tante persone chiedono la capillarizzazione, vero anche che su queste stazioni, queste stazioni erano un po' frequentate, poco utilizzate, ma questo faceva parte di quello che io ho interpretato come un disegno preimpostato, sempre volto allo scoraggiamento dell'utenza.
la linea è andata avanti per un po' di anni con fotocopie, però in una sostanzialmente assurda, in una maniera sostanzialmente assurda. Io qua ho l'orario con treni più bussi, in quanto Trenitalia obbliga, quindi la regione obbliga a fare il lavoramento integrale, quindi io voglio usare solo il treno e mi parlo anche il bus. E il primo treno in partenza da Varallo fino all'8 settembre, questo quando l'orario è stato in vigore per 7-8 anni praticamente invariato, partivo da Varallo alle 7.34. Questo voleva dire che un valsesiano che voleva, che abitava ovviamente al sopra di Romagnano, che voleva partire dalla valle, arrivare a Novara prima delle 8 per una qualsiasi ragione, o andava in macchina fino a Romagnano e prendeva il treno, oppure, come mi è stato detto, beh, c'è il pullman alle 6.30 dall'autodile di Varallo, prendi quello, beh, a Romagnano poi cambi, no? Ovviamente quello che prende poi il pullman a Varallo non si sogna di cambiare a Romagnano, perché gli era la possibilità. Quindi già questo era un primo grave problema di questo orario, il fatto che il primo treno tra virgolette, partiva da Varallo, arrivava a Novara alle 9.10, sostanzialmente con sempre una decina di minuti di ritardo, identicasi per la sera. L'ultimo treno in partenza da Novara, utile per entrare in Valsesia, partiva alle 18.38 e io parlando anche con i miei tante volte, anche quando ero piccolino, sentivo che dicevano, vabbè dai, dobbiamo andare, non lo so, nel posto X, prendiamo la macchina fino a Novara. Perché prendiamo la macchina fino a Novara? Non c'è più il treno che torna su Novara. Dopo le 7 meno 20, fino all'anno scorso, non potevi tornare su, potevi prendere il pullman, però anche lì, pullman dopo ce ne sono pochi, e comunque, per gli svantaggi del pullman che riconosciamo a tutti, ti portano a prendere, per quanto ti riguarda, oppure te la facevi in macchina fino a Novara. E questo porta ad un ulteriore calo di utenza. Questo orario, nonostante avesse 8 coppie, stringeva molto la fascia di copertura della giornaliera. 8 coppie vuol dire 8 treni in partenza da Varallo. Di questi 8, 3 partivano nell'arco di poco più di un'ora, una alle 7.34, una alle 8.11 e una alle 8.48. E per quale motivo? Perché erano tutti treni che servivano, ma siccome non possono sostare a Varallo insieme in quanto servizio a scuola, dovevano tornare indietro. Anche vuoti, ma dovevano tornare indietro. Quindi di conseguenza si creavano queste tre corse in partenza da Varallo, tipo l'8.11 era un treno, non dico inutile, però essendo c'era uno alle 7.34 e uno alle 8.48, quel treno non poteva essere evitato. Ma non è possibile farlo, io ho insistito molto su questo punto e poi un giorno, tra l'altro, chi vuole mi ha invitato a fare vedere sul gruppo Facebook dove viene a Varallo. Io ho fatto delle foto settimana scorsa che ho postato sul gruppo della stazione di Varallo che è stata letteralmente smantellata. Fino al 1992 erano tre binari di corsa, diciamo, con le banchine, più due binari di deposito. Sono stati tutti staccati. Nel 92 il binario numero 2 è stato letteralmente, ha proprio preso una colpa, hanno coperto di cemento con la banchina e era cosa morta lì. Il secondo binario non è stato automatizzato, è stato tenuto collegato fino al 2007 e il binario di deposito che sono stati collegati fino a 3-4 anni fa, dopodiché è rimasto solo il binario di corsa. Quando siamo andati dal Corazza, mercoledì a Lieni, ma lasciamo sul treno di notte perché le due corse sono inutili, ma non si può lasciare sul binario di corsa il treno. Beh, i binari li abbiamo, però ce l'ha questa casa. L'anno scorso, dopo la polemica che è venuta fuori per l'Italia delle 12 linee, sono state salvate appunto la Reggia di Casale, la Novara Varallo, paventando quella che era una sperimentazione. Quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo 8 corse e la prima sperimentazione che consisteva nell'abolizione, ed era stata detta totale, delle corse parallele su gomma. Quindi per corse, diciamo, totali, io intendo una totale abolizione della Novara Varallo Baranzelli e del percorso Varallo Romagnano gestito da ANAP. Sono state tagliate praticamente 4 corse, perché siamo andati a luglio e abbiamo avuto un incontro con il sindaco Corazza, oltre a quello di 2 settimane fa, dove c'era stato l'intervento anche dell'onorevole Gariglio, che aveva detto sì, l'assessore regionale dei trasporti ha parlato di un taglio di 100.000 km di corse, che equivale a 4 corse al giorno.
quindi la realtà che ci sono nuove sono spesso anche di tipo costruito e questo non è stato sufficiente per il trasporto, per il trasbordo, diciamo, dell'incentivo dell'aumento di utenza su ferro. Oltretutto questo parametro era fissato in un minimo di aumento di utenza del 10%, quindi la sperimentazione riusciva e quindi da un lato si sarebbe salvato ufficialmente secondo la regione se ci fosse stato l'aumento del 10% dell'utenza. Non solo non c'è stato, ma c'è stata la riduzione del 4%. E quando mi è stato detto, vabbè, ma si è ridotto ancora del 4% questo 3 mesi fa, abbiamo fatto la sperimentazione, ce l'abbiamo messa tutta, è calata ancora del 4%, quando gli ho detto sì, però avete chiuso la Santiago e tutte quelle povere persone che arrivano sotto l'Alta Valle, che devono andare a Torino, vanno in macchina, quel 4% l'avete perso lì. Mi è stato detto, ah ma no, ci hanno girato un po' intorno, però alla fine la cosa si è persa nulla di fatto, sostanzialmente. Siamo poi andati, abbiamo protestato vivamente sia tramite appunto la rete sia tramite i giornali. Alla fine è arrivata la dichiarazione del Buonanno da parte dell'onorevole Buonanno per l'alto fatto che la linea non sarebbe stata chiusa, non si capiva in che modo si sarebbe salvata. Poi alla fine l'8 settembre è arrivata, diciamo, la voce a 10, la più fredda che 10, diciamo così, nel nuovo orario, dove per l'Italia sostanzialmente ha preso le corse, ha detto bene, queste quattro coppie qua sono quelle più frequentate, le altre le togliamo, vediamo quello, se non ci sono. È venuto fuori il nuovo orario, che è in vigore tuttora, e non so fino a quando dovrebbe restare in vigore, teoricamente fino al 1 ottobre, ma non abbiamo, non abbiamo certezza di questo. Sulla linea attualmente non c'è un treno, un convoglio che arriva a Novara prima delle 8. Questa è la prima cosa gravissima. È stato tolto il ridottino, così, da Magnano, che arrivava a Novara, uno arrivava alle 7.34, arrivava uno alle 7.27 e uno alle 8.04, perché era con Novara sono spariti, è rimasto il vecchio 7.34 da Varallo, che è diventato 7.42, e quindi il primo treno che arriva a Novara alle 9, quindi tutti i lavoratori sono rimasti a piedi per la mega piena. Sempre ripartendo il discorso della fascia oraria di competenza, l'ultimo treno delle 18.38, che era tardissimo, oserei dire, ma uno ovviamente che arriva dalle Bahamas sicuramente arriva a Novara per prendere il treno delle 18.38, ha detto vabbè dai, è inutile, tanto sono soltanto quelli che arrivano dalle Bahamas, vediamo pure quello, così l'ultimo è diventato 18.33. Quindi uno che lavora e deve andare alle 8 o 9 e deve uscire dalle 6, non può usare il treno, non può. Cioè, sono stati fatti dei tagli indiscriminati basandosi semplicemente su quella che era l'utenza di prima, ma è ovvio che il 5.20, questo famoso 17.23 è strapieno perché ci sono gente, tutti quelli che lavorano in ufficio che finiscono alle 5, tutti gli universitari che salgono, che prendono il treno, ma c'è ancora altra gente dopo, ce ne sarebbe ancora dopo le 18. Nascono quindi fuori altre proteste, c'è stata comunicata una valutazione di nuovo cambio d'ora, un cambio d'ora che però non prevede l'aumento di coppie, ovviamente si parla di austerità, io parlo di austerità ferroviaria perché secondo me è austerità ferroviaria, lì ci sono soldi, dobbiamo ridurre le corse, ma le due corse che devono portare il convoglio a Varallo al mattino e tornare a Novara alla sera, rimaste, quindi io ho i dati alla mano della regione, sono 250.000 euro grosso modo all'anno per queste due corse, buttate, letteralmente buttate. Sì. Il nuovo orario che è stato proposto dal comune di Varallo prevedeva sempre queste quattro coppie, ma con lo spostamento della coppia in mezza mattinata che parte da un quarto da Novara e parte da Varallo alle 11.47, è andato presto, almeno con partenza alle 6.30 da Varallo, per permettere sia a quelli che vengono giù ma anche a quelli che vengono su di arrivare alle 8 più o meno mattina a Novara alle 7.30. Abbiamo chiesto l'anticipo della corsa universitaria delle 7.40 alle 7.35 perché appunto il 20 del treno si è in ritardo e se comincia alle 9 non può essere alle 9 in stazione, e un treno alle 14.30
Novara e tutto lo spostamento del 17-23 alle 18.20, 18.30, appunto per raccogliere anche tutti i lavoratori che finiscono alle ore 18. Ovviamente lasciamo a piedi una marea di gente, che è difficile, tutti gli studenti della base rimangono a piedi in questo modo, perché gli studenti dell'altra, piuttosto che non si possono arrivare, finiscono alle 14 di studiare, dicono che ci vuole il treno, ma non c'è la base, perché per esserci deve arrivare una domanda, e la domanda non arriva. Quindi le coppie sono sempre queste quattro, ci stiamo tra virgolette scannando una volta. Una guerra fra poveri, dicendo ma sì, cerchiamo di giocarcele bene, ci siamo arrivati tutti a dire giochiamoci bene quattro corse, facciamo una proposta che possa raccogliere l'utenza possibile per evitare che dica un domani, sei mesi credo, vabbè ma ragazzi, c'erano 219 persone al giorno, adesso ce ne sono 400, finiamo. E chi ascolta la musica al torcio vuole ritornare senza vita pedale? Va bene. Va bene. Mostrare un attimo qualche cosa in più su questa cosa qua, che è un paio di cose che sono state dette, non so. Sì, allora cambiamo la cassa.